Attenzione lassù! Questo peso non ci aiuta! Datti una mossa, Belikov! Reggetevi! Dimitri, portaci a casa! Hudson. L'analisi del mainframe trovato da Mason e Buza Yamantau è finita. E? Perseus cercava i nomi degli infiltrati usati da Dragovic nel 68. Dacci quei nomi, metteremo Adler e i suoi sulle loro tracce. Perseus li ha cancellati. Cazzo. Ora queste informazioni sono presenti solo in un posto, il palazzo della Lubianca. Cosa? La sede centrale del KGB? Perché Perseus non li ha presi lì? Non so. Forse sta agendo senza autorizzazione. Avviserò Adler, ma ci conviene farlo nel modo giusto. O tanto vale non farlo affatto. L'ho appena saputo. Belikov è tornato a Mosca. Conoscete il piano. Bel, tu con me. Lazar, pronto all'estrazione. Verrà nel palazzo del KGB insieme a te. Sei pazzo. Aspetta che ritornino Mason e Woods. Non mi servono Mason e Woods. Voglio Bel, ha le capacità che servono. Lo trovi divertente? Così metti a rischio l'intera operazione, senza motivo. Non è senza motivo. È calcolato. Tieni a mente che se fallite... possiamo scordarci quei nomi. È finita. So che puoi farcela. Hudson non si fida di chi non può controllare. È arrivato il nuovo ingranditore. L'ho sistemato nella camera oscura. Il palazzo della Lubianca, quartier generale del KGB a Mosca. I registri dell'agente infiltrato sono negli archivi, 30 metri sottoterra in un bunker di comando antiatomico. Questo ascensore ad alta sicurezza è l'unica via d'accesso. Ci servono le credenziali giuste. È qui che entra in gioco la risorsa Belikov. Belikov è la nostra talpa nel KGB da quasi un decennio. Ci farà entrare. Ci ha aiutati a Yamantau e riuscirà a farlo anche stavolta.
È una cosa enorme anche per lui. Sicuro che sia dei nostri. Una minaccia atomica incombente vale qualsiasi rischio. Sono sicuro che sarebbe d'accordo. Sims, fa una chiamata a Belikov. Pronto? Parla Belikov. Mi dispiace, pensavo fosse l'ambasciata di Singapore. Siamo quasi ai tunnel. Hai ottenuto l'accesso al bunker? È sempre un problema. Risolvilo. Non ancora. So che hai tutto sotto controllo. Un'altra cosa. Un nostro informatore di Berlino Est ci ha traditi di recente ed è fuggito a Mosca. Riteniamo che al momento si trovi nel palazzo della Lubianca. Sa troppo della nostra rete di Berlino. Direi di metterlo a riposo. Ottimo. Adesso capisco perché Hudson ha grande stima di te. Ci vediamo all'ingresso del sotterraneo quando avrai la chiave del bunker. Compagno Belikov, ti hanno convocato nella sala conferenze al piano di sopra. Il segretario Gorbaciov è arrivato dal comitato centrale. Mi dispiace, dovrete tornare domani. Ehi, Vassili. Il generale è già passato. Anche se non ci fosse il segretario Gorbaciov. Compagno Belikov, accomodati. Il segretario generale Brezhnev si sta interessando ai recenti sviluppi della sicurezza. C'è una talpa nel KGB. Il comitato vuole che qualcuno del direttorato principale supervisioni l'indagine del colonnello Kravchenko. Se non vi hanno già presentati, questo è Imran Zakaev. Grazie, segretario Gorbaciov. E grazie a tutti per avermi accolto a braccia aperte. Non esiste tragedia peggiore di una casa che è stata violata dall'interno. La fiducia e l'amore di una famiglia sono sacri. Pare che non tutti condividano questi nobili sentimenti. Compagno Belikov, come capo sicurezza, so bene che non ti sei risparmiato affatto per portare allo scoperto questa talpa. Dimmi com'è andata. Mm.
Non sono un uomo paziente, Belikov, né compassionevole. Finché non troviamo la talpa, voglio maggiore sorveglianza intorno al bunker. Zakaev, che cosa ci consigli di fare? Limitare l'accesso al bunker. E voglio anche conoscere più a fondo ognuno di voi. Conoscere le vostre speranze, paure, ambizioni. Sì, pure scrupoloso, ma non voglio interruzioni significative. E tu, Belikov? Puoi procedere ora. Chi deve conservare l'accesso al bunker durante l'indagine? Compagno Belikov, le mie scuse. È stato revocato anche il tuo accesso. Bisogna essere prudenti, vero? Segretario Gorbachev, io credo che per ora solamente il generale Charkov dovrebbe tenere la sua chiave. Molto bene, pensaci tu. Non si preoccupi, signore. Ho già ordinato di far recuperare tutte le chiavi del bunker. Compagno Belikov, la minaccia capitalista incombe su di noi. La nostra cultura e la nostra collettività sono in pericolo. Prenderemo il traditore. Dovrà pagare a caro prezzo il suo tradimento. Belikov, sei congedato. Mi tengono d'occhio. Mi serve una chiave del bunker, ma prima devo spegnere le telecamere. Signore? Questa è un'area riservata. Se mi signore, vedono qui, addio copertura. Signore, cosa posso fare per lei? Come posso aiutarla, signore? Ora devo nascondere il corpo. Devo procurare una chiave del bunker a Adler. Mi servirà per accedere alla camera blindata. Purtroppo Charkov è l'unica disponibile. Thank you.